Gamilat è la grande speranza dei Nabatei, ma sto per infrangere i loro sogni. Bayek, che ti succede? Stai provocando massacri! Degli innocenti sono morti! Ho soltanto svelato la vile crudeltà dei romani. Quei martiri hanno spinto innumerevoli guerrieri a continuare a combattere. Martiri? Cos'è la vita di qualche contadino davanti alla libertà del popolo? La vita di qualche contadino? Non hanno scelto di morire! Bayek, non dire assurdità! Lottiamo per la stessa causa. No. Ora lotteremo e basta. Così sia. Diventerai il martire supremo. I tuoi colpi rimbalzeranno sullo scudo. È finita, Bayek. Sto più in alto di te. Una volta per tutte! Brucia, Bayek! Le tue accuse diventeranno cenere! Ti batti bene, occulto, ma il mio scudo è il più robusto di tutto il Sinai! Ormai sei finito! Sarà la tua morte! Ah! Io ho creato la ribellione! Vivrà senza te! Spegniti! No.
C'è la libertà e c'è la vita degli innocenti. Entrambe vanno messe sulla bilancia. E ora sarà il mio cuore ad essere pesato sulla bilancia di Anubi. Il tuo cuore batteva troppo forte in favore della sua causa. Gli innocenti devono sempre essere protetti. Il mio ardore risplendeva come il sole, accecandomi. Hai fatto la cosa giusta. Accetto la mia morte. D'ora in poi, nessun occulto rivolgerà la lama contro un innocente. Così sarà scritto. Che tu possa trovare la pace nella Duat. E che gli occulti vivano fino alla fine dei tempi. Il grande condottiero Gamilat ora giace morto, ma il suo spirito vive nei guerrieri del Sinai. Colui che poteva uccidere 1000 tiranni con un respiro. La freccia divina. Il grande Gamilat è morto. Dovremmo dir loro la verità. Che abbiano il loro eroe. Se questo farà dimenticare gli occulti, sarà meglio per noi. La morte di Gamilat sarà utile ad altro. Non ci saranno altri martiri. Ehi. Abbiamo agito bene. I nostri principi devono passare a tutti coloro che hanno prestato giuramento, in modo che abbiano un credo da seguire. Gli occulti passeranno per Petra e poi verso la Giudea. Per sempre. Il credo deve sopravvivere a chiunque. Non c'è nulla al di sopra della confraternita. Quando tornerò a Roma, io non parlerò di eroi, ma solo di disciplina e di perseveranza. Amunet è un mentore della confraternita. Il nostro spirito non riposerà. E le nostre lame non si fermeranno. Abbiamo fatto la cosa giusta.